Piero Martinetti, Breviario spirituale. Prefazione di Anacleto Verrecchia. Martinetti era nato nel 1872 a Pont Canavese, ai piedi delle Alpi e al confine del Parco Nazionale Gran Paradiso, dove vive quella creatura così nobile e fiera che è lo stambecco. Si tenterebbe invano di addomesticarlo e di farlo vivere in cattività. Vive solo in alto e all'aria libera come il rododendro. Si direbbe che abbia un solenne disprezzo per l'uomo e le basure. Deve averci le sue buone ragioni. Data la sua fierezza, verrebbe da pensare che la natura lo abbia posto in Italia per legge di compensazione. Sarebbe troppo arrischiato dire che in Martinetti ci fosse l'anima di uno stambecco. Dopotutto egli era un buddista e come tale credeva nella metempsicosi. Di sicuro possiamo dire che avrebbe preferito le 100 volte la compagnia del nobile fiero animale a quella di tanti bipedi vili e cialtroni. All'Università di Torino, dove si laureò con una tesi sulla filosofia indiana, ebbe come professori Pasquale d'Ercole, Giuseppe Allievo, Paolo Raffaele Troiano e Arturo Graf. Il primo, che aveva avuto l'avventura di conoscere personalmente Nietzsche a Torino e anche di potergli rifilare una delle sue bazzoffie accademiche autenticate, era uno scialbo pedante hegeliano. Il secondo, un bigotto. Naturalmente Martinetti non si lasciò annebbiare la testa né dalle chiacchiere insulse del D'Ercole né dalle giaculatorie dell'allievo. Molto più consonanza di idee ci deve essere stata con gli altri due e con l'orientalista Giovanni Flecchia, morto un anno prima che lui si laureasse. Dopo un lungo soggiorno a Lipsia, dove approfondì la conoscenza del tedesco, Martinetti insegnò in alcuni licei italiani, prima ad Avellino, poi a Correggio, a Vigevano, a Torino e infine a Ivrea, dove era già stato come allievo. Nel 1906 ottenne la cattedra di filosofia teoretica a Milano, che nel 1931 abbandonò. Quando il fascismo, appunto nel 1931, impose il giuramento di fedeltà ai professori universitari, appena 10 ebbero il coraggio civile di dire di no. Ma il numero si restringe ancora di più se si pensa che alcuni lo fecero perché erano già nell'età della pensione. Tutti quanti gli altri, vale a dire la quasi totalità, continuarono, secondo la moda del tempo, a fare il saluto con la mano tesa. A fascismo sfasciato però la richiusero di botto e si misero chi a fare il saluto con il pugno alzato, chi a baciare la pantofola del Papa. In breve l'armento accademico italiano fece una rapida transumanza e i suoi campanacci risuonarono nei cortili dei nuovi potenti. Non così Piero Martinetti, che non amava i campanacci e meno che mai i collari. Infatti, abbandonata la cattedra di filosofia nell'Università di Milano, egli si ritirò nel suo bel Canavese, esattamente a Spineto, una frazione di Castellamonte, vivendo in solitudine e a contatto della natura, come gli eroi di Hölderlin. In casa non aveva né la luce elettrica né la stufa, per timore che qualche scintilla appiccasse il fuoco al suo vero conforto, vale a dire alla sua biblioteca, una delle più ricche biblioteche private in Italia. Naturalmente gli amici, per non compromettersi, lo abbandonarono, come sempre accade in casi simili. Ma il filosofo, bastando a se stesso e potendo popolare di pensieri il silenzio che lo circondava, non ne sentiva la mancanza. Un vero filosofo, del resto, è sempre isolato, perché suona su un registro che non è quello della generalità degli uomini. L'innocenza degli animali, che egli amava moltissimo, non gli faceva rimpiangere la presenza infida degli uomini, i quali di regola ci tolgono il piacere della solitudine senza darci quello della compagnia,
tanto è miserabile, generalmente parlando, la loro costituzione morale e intellettuale. Superfluo aggiungere che la gente del luogo, sobillata dal rozzo e stupido parroco, gli dava dell'eccentrico e del matto. È la solita storia. Chi non cammina come buoi nel solco tracciato dalla mediocrità deve essere per forza, agli occhi del mondo, un eccentrico o uno stravagante. È il prezzo che l'intelligenza per stare al mondo deve pagare alla dominante stupidità. Ma anche di questo Martinetti non si curava, lasciando che gli asini ragliassero agli asini. Morì nell'ospedale di Cornier il 22 marzo del 43. Così il destino gli risparmiò di vedere i bagliori finali della guerra e della follia umana. Aveva lasciato precise disposizioni che al suo funerale non ci fosse alcun prete nel raggio di un paio di chilometri. Fu cremato e le sue ceneri deposte nel cimitero di Castellamonte, anziché sparse in alta montagna come sarebbe stato suo desiderio. Dinanzi a quella pietra tombale, spoglia e senza epigrafi altisonanti, viene fatto di pensare alle parole che si leggono nel Duomo di Salerno sul sepolcro di Gregorio VII. Dilexi justitiam et odivi iniquitatem, propterea morior in exilio. Ed ora cominciamo la lettura di questo magnifico breviario spirituale. Capitolo primo. La forza. Valore morale della forza. Un'opinione oggi molto diffusa celebra come virtù ideale dell'uomo la forza. Esalta l'orgoglio dominatore e volge uno sguardo di sprezzo verso la bontà, la mitezza, l'umiltà, che sono soltanto le false virtù dei vinti. Questa dottrina ha assunto sovente, soprattutto nei bassifondi della filosofia giornalistica, forme repulsive ed ignobili. La celebrazione della vita possente si è risolta in un inno alla vita bestiale. Ma questo trionfo non è stato pure senza ragione. Anche questa dottrina ha, da un punto di vista molto esclusivo, messo in rilievo una verità fondamentale, che la morale comune troppo spesso trascura, e cioè che la vita più alta, la vita ideale dell'uomo, è anche la manifestazione più sublime della forza. Essa non fa altro, in fondo, che tradurre in altro linguaggio l'antica affermazione che l'ideale dell'uomo è la felicità. Perché che cosa è la felicità se non l'energia dominatrice che riposa tranquilla nel godimento incontrastato del suo trionfo? Soltanto non bisogna intendere qui la parola felicità in un senso troppo umile. Bisogna comprendere che vi può essere una felicità più alta di quella sognata dal maggior numero, una felicità che è indipendenza dalle cose, sicuro e sereno dominio spirituale. Ma appunto perché la vita ideale dell'uomo è la più alta manifestazione della forza, essa ha per primo fondamento la forza. La felicità del saggio ha per prima condizione una ragionevole ricerca della felicità comune. Nessuna alta perfezione umana sorge d'un tratto, come per virtù d'un miracolo. La rivelazione più sublime della forza, che è la volontà, guidata inflessibilmente dalla ragione, ne presuppone le forme più umili, presuppone anche nella forza, non ancora diretta secondo ragione, vi sia qualche cosa di ideale, che l'esperienza e il progresso morale trasformano poi in giustizia e sapienza. La forza costituisce quindi il grado più umile della virtù, in quanto dalla vita perfetta isoliamo per astrazione tutto quello che è forza, ma forza ricondotta al servizio della ragione. Noi abbiamo veramente nell'uomo, come prima e fondamentale forma della virtù, la forza. Per poter esercitare le virtù più alte, l'uomo deve disporre del dominio del proprio corpo,
soddisfare le esigenze necessarie, assicurare la propria esistenza. Soprattutto deve conquistare il dominio della volontà sopra i suoi impulsi inferiori che lo inclinerebbero verso una vita puramente animale. L'indipendenza esteriore, l'indipendenza interiore. Ecco in breve i doveri che si compendiano nella virtù della forza. Essi mirano essenzialmente ad assicurare la nostra volontà morale, anzitutto contro le forze ostili dell'ambiente. Noi abbiamo il dovere di difendere nel miglior modo la nostra vita e il nostro benessere, in quanto sono, o almeno debbono essere per noi, strumento di fini superiori. Essi mirano in secondo luogo ad assicurare la nostra volontà morale contro il nemico che è in noi stessi, contro l'animalità che deve servire, non reggere, che è il male da combattere in noi, appunto perché è impulsività, limitazione, resistenza alla ragione. Per amore d'ordine e di chiarezza noi consideriamo dapprima le tre categorie di beni che sono come le tre sfere nelle quali la nostra individualità si svolge: la salute fisica, il benessere economico, l'opinione altrui, l'onore. Indi passeremo in breve rassegna i doveri che l'esigenza della conservazione della nostra individualità in genere ci impone e si esprimono i diversi aspetti, le diverse forme in cui si traduce la virtù fondamentale della forza.